like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Jimmy, buonasera. Lazio-Milan, terza partita di questo disastroso campionato e direi disastroso alla terza giornata non ancora cominciata. Mi fa parecchio schifo, ma purtroppo è la verità. In questo campionato disastroso dove siamo già fuori da tutto. Ve lo dico, sarò catastrofico, sarò quello che vi fare, ma vi posso dire che alla terza partita che non è ancora cominciata rimettete nel cassetto i vostri sogni, ve lo dico già. Primo big match, primo impegno di livello, primo impegno dove le palle vanno tirate fuori in maggior quantità rispetto a quello visto finora. Penso che ci voglia veramente poco, essere onesti. Prima partita dove affronti una squadra che ha le caratteristiche per metterti in difficoltà. E oggi il binomio, ragazzi, è molto semplice, perché alla fine, se ci pensate, non è che ci voglia la scienza. Oggi puoi vincere, puoi pareggiare e puoi anche perdere. Nessuno dei tre risultati mi sorprenderebbe, a dire la verità. Però vi devo dire che quello che conta non è tanto questa partita, quanto come ci siamo arrivati. E come ci siamo arrivati? Penso nel peggior modo possibile. Forse un modo per arrivarci peggio di come ci siamo arrivati poteva essere perdere pure col Torino, perché così avremmo fatto ancora peggio di quello che abbiamo fatto. Vediamo se Fonseca è in grado di attuare le sue idee di gioco. Io direi anche piuttosto folle vedere come sono andate le prime due partite e vedere più che altro se ha dato una svegliata a sti ragazzi. È inutile dare le svegliate tenendo la gente in panchina. Sì, è un buon campanello d'allarme, per carità, perché è una cosa che per esempio Pioli non faceva quando Leo giocava 2-3 partite sottotono, continuava a mandare al titolare. Invece Fonseca una partita e mezzo giocata sottotono e le ha finito in panchina, quindi su questo lato gli va dato atto. Però non è punendo i giocatori, secondo me, che risolvi la situazione, se non oltre a punirli dagli pure una svegliata a livello mentale, perché a quello servono. Fonseca non ha capito che si è preso una squadra ridotta a brandelli, quello gli hanno dato. Ha ereditato il Milan di Pioli, ha ereditato il Milan di un non allenatore, un Milan ridotto a brandelli, dove quelle poche certezze che si erano create sono morte in pochissimo tempo. Si è ritrovato una squadra che deve essere fisicamente e mentalmente ricostruita da zero e che non puoi trattare come una squadra che hai preso in corsa, fatta e finita. Questo è ciò che deve capire Fonseca e deve partire dalle cose semplici. Non puoi chiedere un pressing alto a una squadra che ha preso 50-60 gol l'anno scorso. Non lo puoi fare, perché non è matematicamente possibile. Tutto qui. Però avete voluto che anche questa stagione andasse a puttane dopo due partite e noi ci attacchiamo veramente al cazzo. Va bene, inizia Lazio-Milan, ragazzi. Fischia massa, si va. Lazio che comunque non ha avuto un inizio diverso da noi, se comunque l'ha avuto migliore. Ha perso a Udine, ma almeno la prima partita si è degnato di vincerla. Quindi diciamo oggi si incontrano due squadre, secondo me alla ricerca di certezze. Secondo me chi vince questa partita veramente può nettarsi una grossa dose di fiducia. Diciamo che il pareggio non servirebbe a nessuna delle due, soprattutto al Milan, perché servirebbe per confermare quanto appena detto. Soprattutto Emerson Royal è partito alle spalle, Nuno Tavares. Nuno Tavares già avanti, la Lazio di pallone passa e sulla linea riesce a evitare il gol della Lazio. Pavlovic già subito, già subito, ragazzi, già prima sbrodolata difensiva. Emerson Royal, ragazzi, Emerson Calabro Royal, ecco cosa sei. Ripeto che tra tre partite c'è il derby, non so quante volte ve lo debba ripetere ancora. Io tanto ho i miei 30 euro pronti sull'Inter, per carità. Però capite bene che 30 euro miei o meno, se dopo due minuti e mezzo fate una sbrodolata difensiva così, le speranze sono veramente poche che la situazione possa migliorare in due settimane, tre settimane, dai. Ma tanto due o tre settimane non cambia niente, perché qua la situazione non migliorerà in mesi, tranquilli. Calcio d'angolo per il Milan. Batte corto? Boh. Va Pulisic dalla bandierina. Pavlovic è dentro la porta praticamente. Pulisic. Palla dentro. C'è il gol di Pavlovic. Non mi è chiaro. Non mi è chiaro, ragazzi.
Gol di Pavlovic, ah, gol di Pavlovic, per carità, ma adesso voglio vedere come ve la incartate. Dato che per la prima volta non si va sotto, voglio vedere come ve la incartate adesso, perché vi conosco, voglio vedere come ve la incartate. Questo gol è un catfish. Io ho questa sensazione che sto gol sia un catfish pazzesco. Gol di Pavlovic, va bene, ma non mi viene da esultare. Io mi guardo alle spalle, non mi viene da esultare. A me dispiace, ma non ce la faccio. Ci tengo a aprire e chiudere una parentesi al volo. Guardate questo gol e capite perché il Milan non ha rinnovato Romagnoli. Chiusa la parentesi, andiamo avanti. Perché la sbrodolata difensiva di 4 minuti fa me la ricordo benissimo. Se adesso mi fate il 2-3-0 e mi mettete la partita al sicuro, esulto come un matto, come se fosse la finale dei mondiali. Altrimenti, zitti e pedalare. Entro Lazzari subito. Castellanos. Siamo già due, ragazzi, eh. Siamo già due. Prende di nuovo velocità. Va dentro. Cioè, perché c'era Chaouna, con tutto rispetto, perché c'era Chaouna. Tra tre settimane, al posto di Chaouna, lasciateci Thuram. Voglio vedere quanto si ride. La posso dire una cosa molto cattiva? Che sono passati quasi 12 minuti, nonostante stiamo vincendo, mi sono già rotto i coglioni di questa partita? Ragazzi, non finisce bene. Abbiamo avuto un'occasione e grazie alla marcatura da manuale di Romagnoli siamo passati in vantaggio. Ma ragazzi, ripeto, abbiamo avuto un'occasione, eh? Commento positivo. Il primo di quest'anno. Il primo. Andiamo bene. Ora, però, essendo realisti, se ci vogliono tre partite per risolvere ogni singolo problema che abbiamo, non basterebbero quattro campionati per risolverli tutti. Ad appoggiarsi su Okafor. È partito Pulisic. È da solo. Pulisic, che non mi ha aiutato Chukwueze. Ma che. Ma stop! Ma stop! No, ma. Comunque un calcio d'angolo. Io non so più cosa dire, ragazzi. No comment, perché se comment è brutto comment. Fofana, giallo. Fallo stupido, ma falletto. Ora, ma giallo per sta roba qua. Giallo su una gestione di palla della Lazio a centrocampo. Vabbè, ragazzi, se continuiamo così, Castellanos oggi c'ha fame, eh. Castellanos, 2 euro sul gol me li giocherei pure. Incredibile che se il Milan prova a fare passaggi più lunghi di 1,5 metri, sono veramente buttati al cazzo. Fallo di Rovella, lo devi ammonire. Par condicio lo ammonisci. Sì. Anche per, diciamo, provare a giocare in questo modo. Nei primi minuti. Oh, Okafor ha saltato un uomo, la mette dentro per Pulisic. Non si sa perché la palla dentro. A millimetri dall'assist vincente. Non commento che è meglio. Seriamente. Infatti, finito questo primo tempo, mi sono già un po' rotto i coglioni. Finisce finalmente il primo tempo. Milan in vantaggio in una partita brutta dove abbiamo rischiato sia di andare sotto, sia di prendere il pareggio. Ci è andata bene con praticamente 2,5 occasioni nemmeno. Andiamo a riposo. Ma io rimango della mia opinione. Vediamo come ve la incartate. Perché, ragazzi, non promettete per niente bene. Mi dispiace dirlo, ma non promettete bene. Pallone della ripresa. Si inizia questo secondo tempo. Altri 45 minuti di due coglioni. Nessun cambio, nonostante certi giocatori, tipo, faccio un nome a caso, Okafor, non abbiano inciso. Anche Terracciano, se vogliamo fare un commento. Se proprio devo. Questi sono entrati con un altro piglio, giusto per dirvi. Male. Pressing efficace della Lazio. No. Comunque, raga, la Lazio ha già fatto tre cambi e si sono ribaltati come un calzino. Vabbè, va anche detto che nel primo tempo hanno avuto più occasioni di noi. E quando vogliamo togliere giocatori come Terracciano, come Okafor, e magari dare mezza possibilità a Hernandez e Leao. Sull'ultimo millimetro d'ampiezza dell'Olimpico sulla testa di Nuno. Rovella di A, palla dentro. Maignan, non ci arriva Castellanos per poco. Stiamo rischiando troppo. Ma voi non lo volete capire. Ma qua stiamo rischiando. Ragazzi. Comunque mi correggo. La Lazio ha fatto 2 sostituzioni e non 3. Ma comunque l'ha fatta.
entrando un po' in difficoltà così. Il pressing del Milan. Zaccagna è partito Dia. Ecco la palla gli è arrivata. Sto pressing alto del cazzo. No. Sto pressing alto del cazzo. Ma questi no, hanno preso 60 gol l'anno scorso. Questi hanno preso 60 gol l'anno scorso. Ma te gli puoi chiedere di fare pressing alto? Ma ti può venire in mente di fare una cosa del genere? Cioè tu devi ricostruire la difesa da zero e gli chiedi il pressing alto? Cioè ma come chiedere di segnare dove a uno che non sa manco calcia dritto per dritto? Cioè i difensori in netto ritardo perché cioè questi li prendono in controtempo. Ma poi la stupidità, no? Si può prendere un gol così in una ripartenza del genere a campo aperto, attaccanti soli in vantaggio? Ora io sono contrario al pullman, cioè perché per me andare in vantaggio 1-0 e giocare poi col pullman è proprio il totale anticalcio, peggio che giocare solo col contropiede. Ora fanno il secondo. Zaccagni piglia nelle palle Tomori. Siano benedette le palle di Tomori. Dicevo, io sono contrario al pullman. Le partite, se sei forte, le gestisci. Che cazzo vai a fare pressing alto al 61esimo quando pure vinci 1-0? Perché? Ma perché ti devi sputtanare così? E intanto cambi nulla. Ci lamentavamo tanto di qualcuno che cambi non li faceva. Sostituzioni Milan a 64-28-0. Perché al gol di Pavlovic sono stato calmo? Perché lo sapevo. E intanto si riperde palla. Il Milan è più scriptato di FIFA. Sai già tutte le puttanate che farà. Nuno Tavares. Zaccagni. Zaccagni dentro, Emerson Royal, 3 in Italia, è dentro e 2-1 della Lazio. Incolla, ribalta tutto la Lazio, Dia, 2-1, secondo assist di uno scatenato Nuno Tavares. Pressing imprendibile sulla fascia, cioè, pensa che Baroni stava chiamando calma. Imprendibile sulla fascia Nuno Tavares. A me non mi pare che serva Nuno Tavares per essere imprendibili sulla fascia opposta a quella destra del Milan. Mi pare che sulla fascia destra del Milan ci banchettino un po' tutti, evidentemente, no? Ripeto, 0 sostituzioni, 66-02, 0 sostituzioni. Dobbiamo prendere il terzo per vedere un cambio oppure vogliamo fare qualcosa? Un allenatore intelligente. Già il gol del pareggio fa dei cambi. Niente, mister Fonseca, mister Ciabattina, due gol ha dovuto prendere. La pazienza è finita. Siamo al 31 agosto, ma la pazienza è finita. Torino, Parma e Lazio, la pazienza è finita. Chiaro? E si è riperso palla e non ha fatto i cambi. Cioè ragazzi, no, non ce la posso fa. Se con Pioli mi sono sbilanciato, perché con Pioli al primo campanello d'allarme mi sono sbilanciato e avevo ragione. Il primo campanello di allarme di Pioli è stata una vittoria, quella 2-1 a Salerno a gennaio 2023, e mi sono preso gli insulti di mezzo mondo e poi avevo ragione. Con Fonseca sono stato zitto perché volevo che per una volta, memori di quello che è successo con Pioli, ve ne rendeste conto da soli. E si sta ripresentando lo stesso spettacolo. Hernandez sta mettendo la maglietta, 68 minuti abbiamo dovuto aspettare. Io sono veramente scoraggiato. Il nulla, Milan perde, possesso palla sterile. Questi passaggi totally relax li fa quando perde, non li fa quando vince, li fa quando perde. È una squadra che funziona al contrario. Fonseca, ah no, da micro. Musa, Leao, Abraham e Hernandez. Vediamo se con Abraham qualcosa succede. Magari ex Roma gli viene la giusta rabbia, che a Milano sponda rossonera. La parola rabbia è stata cancellata dal vocabolario 12 anni fa. Fonseca non fa cambi, ne fa 4 insieme. Bello. Avete voluto la bici?
Avete voluto la bicicletta rotta? Adesso pedalate lo stesso, anche con la bicicletta rotta. Sapete quante belle biciclette c'erano in vendita quest'estate? Avete voluto il catoccio? Cazzi vostri. Abram, Te Hernandez, Abram la tocca per Leao, vediamo la cagata, gol. La risposta di sta minchia, frate. La risposta di sto cazzo. La risposta di sto grande cazzo. La risposta del Loisdo. La risposta. Bravissimo Abram. Primo pallone toccato fast. Anzi, secondo. Perché prima ha toccato nella stessa azione in cui ha toccato il secondo. Gol. Bello. Bello. Azione bella. Però guardi il risultato 2-2. Hai preso due gol in 4 minuti. Hai preso due gol anche oggi. Di che vogliamo parlare? Considerato che questa palla è passata sotto le gambe a Provedel. Ma di che vogliamo parlare, ragazzi? Che abbiamo preso 6 gol in campionato, tutti uguali, tutti cross, alti o bassi che siano. I due gol del Parma e i due gol della Lazio, 4 gol uguali. Che succede con in break? Questa è un'immagine forte. Leao e Hernandez. Teo e Leao isolati dal resto del gruppo sull'altra fascia. Io non commento. C'è arrivato Abram che è qua da due giorni a dirgli di... Queste cose non meritano veramente mezzo commento, raga. Non meritano mezzo commento. Sicuramente le cose che Fonseca aveva da dirvi ve l'ha dette 2 minuti e mezzo fa quando siete entrati. Però per rispetto va fatto. Se ci fosse un Berlusconi o un Galliani lunedì a Milanello, 10 frustate nella schiena a testa. Ma siccome c'è Gerry Cardinale che non sa nemmeno che il Milan ha vinto 7 Champions League, anzi forse non sa neanche cos'è la Champions League, Gerry Cardinale, va tutto bene, tutto tranquillo. Io spero che finisca così per un motivo solo, perché il discorso che mi sono preparato da farvi in fondo con questo risultato calzerebbe a pennello. Quindi per me va benissimo, finisce così. Oh, chissà perché quando entrano dalla panchina ste due teste di cazzo giocano meglio, chissà perché. Zaccagni dentro. Nuno Tavares, ennesimo cross. Massa vede tutto e fa proseguire. Intervento in scivolata con tocco di braccio di Terracciano. Pulisic. Così che rimane in mutande, chiedi a ancora Castellanos, ancora difesa super alta! E Pavlovic! Tengono il 2-2! Cioè, ma voi veramente non avete imparato un cazzo, eh? Terracciano rinvia la palla sul braccio. Cioè, voi non avete imparato un cazzo, raga. Cioè, avete preso 6 gol tutti uguali e stavate per prendere il 7°. Difesa altissima, sempre in controtempo. Una squadra così recidiva non l'ho mai vista. Io da quando seguo il Milan, quindi 2006-2007 fino all'inizio 2023, delle brutture così non me le ricordo. O sono stato lobotomizzato senza firmare alcun foglio, o io veramente non me le ricordo. Che succede? Un altro rigore? Tomori colpisce Musa. Braccio attaccato al corpo. Dai, su. Io, boh. Io veramente, raga, quasi 2 anni che mi viene il vomito a guardarvi. Cioè, io mi ci sto comprando casa a forza di giocare gol subito. Io le cose che sto vedendo da 3 partite a questa parte sono veramente ai limiti dell'umano. Seriamente. Ormai occupata da Teo Hernandez. Musa. Bene l'incrocio del Milan. Pulisic centralmente. Pulisic dentro. Abram. Provedel in angolo. Sì, ma non mi sorprende, ragazzi. Se la partita finirà così. E ne approfitto per dirvi quello che mi sto tenendo dentro da inizio partita. Ma siccome sapevo che sarebbe finita così, ve lo dico. Questo risultato, se avessimo fatto il nostro dovere contro Parma e Torino, cosa che era tranquillamente la nostra portata, oggi questo risultato, io delle attenuanti, ve le avrei trovate volentieri. A parte non sarebbe arrivato, perché vincendo contro Parma e Torino i 2 gol di oggi non li avresti presi. Però nel caso fosse arrivato, vi avrei detto, vabbè, primo big match, trasferta contro la Lazio, mille scusanti, e alla fine l'accordo l'avremmo anche raggiunto. Ma dopo quelle 2 figure di merda, automaticamente diventa figura di merda anche la terza.
è automatico, ragazzi. Tu fai due figure di merda, la terza, anche se è una partita sulla carta più difficile, diventa figura di merda pure quella. È inutile. Ecco spiegato il discorso. Ecco perché quando mi dite non esulti di qui e di là, questo, io voglio vedere una squadra che vince e convince, una squadra che dà dei segnali di positività. Qua di segnali di positività, anche avessimo vinto 2-1, 3-2, 1-0, non ci sarebbero stati. E vi ripeto, tra tre settimane c'è il derby, e c'è il derby dopo aver giocato con il Liverpool. Badate bene, ragazzi, badate bene. Adesso finalmente c'è la sosta, ci vediamo per Milan-Venezia, vediamo se almeno lì 1-0 riuscite a vincere. Quello vi chiedo, nient'altro.